Buonasera! Era un po' che non dicevo buonasera, ma soprattutto con che ciuffo. Vabbè. Benvenuti a questo vlog particolare, perché oggi non saranno 10 dischi della settimana, ma saranno 20, perché dai tempi di quando mi è stato bloccato il profilo perché Zuckerberg è sempre un simpatico, Cagvegna 44.000 miliardi di canker, mi si sono accumulati dischi nelle settimane che ho ascoltato, e quindi adesso praticamente devo fare un vlog che contiene due vlog. Stringerò le cose. Orsù, senza indugio, Nano! Diana King. C'è dal dancehall al ragamuffin al pop all'R&B. Diana King è una delle poche artiste in tutto il mondo ad aver portato il dancehall nelle classifiche mondiali. In questo disco c'è la famosissima Shy Guy, che poi ha fatto parte anche della colonna sonora di Bad Boys, il film con Will Smith. Scorpion è il disco che ha fatto vendere più copie a Eve e contiene due singoli che sono rimasti nella storia dell'hip hop odierno, moderno, che sono Let Me Blow Your Mind con Gwen Stefani e Who's That Girl, due singoli che li avrò sentiti dovunque. They usually hate her when she comes around. First lady mobbing nigga hit the ground. Next break into that who we what a sound. Heads bopping never fails once the doc's around. Rise of the North Star. Welcome. E picco. L'ho comprato da 2 settimane ed è già disco della vita. Vengono, secondo me, attribuiti erroneamente al punk hardcore. Ma questo non è solo punk hardcore. Questo è metalcore. Perché sì, effettivamente tutto suona molto punk. Però qua ci sono influenze metal. Ed è una figata, perché è metalcore tutto rappato in scream. Questo gruppo è francese, ma sono diventati famosissimi in Giappone per delle loro autoproduzioni. Infatti questo è il loro primo disco prodotto da una casa discografica. La Nuclear Blast. E c'è una chicca dentro questo disco che è la cover di Simon Says di Pharoah Monch. Sulle MP stanno per vendere il vinile. Muoviti a comprarlo. 1, 2, 3, 4, 5, stop and I guess. Puglia Tribe. La Puglia Tribe. Hai presente quei dischi che presti al tuo amico e poi non ti tornano più indietro? Ecco, questo disco qua aveva fatto quella fine quando all'epoca lo prestai a qualcuno e poi quel qualcuno non me lo ridiede più indietro. Loro sono una comitiva di rapper pugliesi che hanno formato questa grande crew e cantano nei vari dialetti pugliesi. Addirittura io ho comprato anche il singolo che si chiama Cima di Rap. Quanto può essere figo un titolo del genere dato a una canzone di un gruppo pugliese? Per ritrovarlo ho fatto un casino, però alla fine ci sono riuscito. Grandi ricordi. Liv Christine, Enter My Religion. Liv Christine è la cantante dei Liv's Eyes e questo è il suo progetto solista. La sua bellezza è che si discosta totalmente dal sound dei Liv's Eyes, ovvero symphonic metal, per essere un disco più rock e in certi versi folk. Scorre bene, te lo ascolti e ti viene voglia di riascoltarlo. C'è anche un po' di elettronica, flirta con il pop, è bello. Whitney Houston, The Greatest Hits. If tomorrow is judgment day, sing mommy. And I'm standing on the front line. Falling in Reverse, Fashionably Late. Anche questo è un disco fottutamente epico. Il cantante dei Falling in Reverse è Ronnie Radke, che era il cantante degli Escape the Fate. Dopo è stato arrestato perché ha fatto dei casini a destra e a sinistra e lui è rimasto in galera per un po' di tempo e poi è uscito. Che cosa ha fatto lui? Mica se l'è presa male, ma va! Lui è Ronnie Radke, ma che cazzo gliene frega? Ha formato un altro gruppo e ha formato un'altra volta qualcosa di
epico, di geniale. Qua dentro non c'è soltanto metalcore, qua ci sono robe. In tutto il disco senti robe. C'è metal, rock, I love the way that this began. Dubstep, hip hop, I got this new hit on my shoulders and I'm looking for justice, so pop. My life is like a video game. Country. I surrender. Punk. Questo devi assolutamente averlo. Self-destruct personality won't discuss my responsibility. I am always walking on the final verge. Area cronica. Nel vortice volume 2 e volume 3. Fondamentalmente sono due EP. Mi manca il primo volume perché non lo riesco ancora a trovare, prima o poi lo troverò. E appunto sono prodotti per mostrare i prodotti dell'area cronica, ovvero tutta la lobby creata dai Sottotono & Company. Non sono tutti pezzi meravigliosi, però le loro chicche le hanno. Il Pleu des Anges di Rival è meraviglioso, anche perché a me piace tantissimo Rival. Poi sai, ci sono pezzi che più che belli per me sono dei ricordi, come il pezzo di Don Giovanni che si chiama Ombre Cinesi. Poi vabbè, c'è Subsista che a me piace, con il pezzo Nikita parte 2. Poi ci sono i pezzi dove c'è Tormento che mi piacciono, ma allo stesso momento mi fanno venire il nervoso, perché io reputo Tormento uno dei migliori rapper che abbiamo in Italia al servizio del male. Intendo dire che tutto quello che dice di solito non lo condivido, però mi rendo conto che ha tecnica e ha musicalità. Per lo meno si inventa uno stile che lo rappresenta, chi mente è giusto che ne prenda, chi vive così sa quel che fa. Den Saakalte, All Morke Og Depression. Sul momento non è altro che black metal, ma in certi punti saltano fuori delle trombe. Le trombe, quelle jazz. E tutto ciò rende questo disco strano. E mi piace! Suona bene, non c'è un contrasto strano, ci sta bene. Da notare la black cassetta. Psycho Realm, The Psycho Realm. Epico, epico. Questo è un disco della Madonna. Questo è il primo disco degli Psycho Realm. C'era anche Birial dei Cypress Hill, che non è solo un featuring, è proprio parte del gruppo. Non c'è neanche tanto da dire se non che è epico. Poi io sono un amante dell'hip hop dark, capolavoro assoluto. Some go up, some go south, some get stuck in a realm and no way out, some get to ride OD on drug tips. Eminem, The Eminem Show. Meraviglioso album di Eminem che conferma la sua fama e la sua gloria. Sa fare quello che gli pare e allo stesso tempo sa fare quello che vuole la gente. Ed è una dote che hanno veramente in pochi, soprattutto quando quello che vuole la gente è quello che vuoi anche tu. Ma chi l'ammazza quello? You about to witness hip hop in its most purest, most rawest form, flow almost flawless, most hardest, most honest, known artist, chip off the old block, but old Doc is back. Guerrilla Black, Guerrilla City. Questo rapper è stato attaccato da subito per la sua effettiva somiglianza artistica con Notorious B.I.G. È vero, purtroppo perde di originalità la questione del non avere una vocalità propria, però non è che la metrica è uguale, le cose che dice sono uguali, si assomigliano come tono vocale, ma non si assomigliano nell'intonazione vocale, è differente. Certo, la somiglianza c'è, però personalmente non è uno di quei dischi che prendi e dici plagio di merda e lo butti via. Oh. Ci sono quei casi nella vita, no? Ti ricordano altri, però comunque ti suonano bene. Reflection. Edge. È semplicemente hard rock. Finlandese. Se vuoi sentire un bel disco hard rock, ascolta questo. We'll be right back.
Eagle's Eyes, Symphonies of the Night. E questo è il gruppo di Liv Christine, quella di cui abbiamo parlato prima. Symphonic Metal. Non c'è tanto da dire, non si sono inventati niente, ma quello che fanno lo fanno fatto bene. Lei tocca delle note parecchio alte, atmosferico e c'ha delle venature anche folk. Se ti piace il symphonic metal, ascolta questo disco. Maria Bohemienne, la figlia del vento. Lei è la sorella di Esa, di Gente Guasta e OTR, e di Tormento, ex Sottotono. Non si distingue tanto per la tecnica, quanto per l'emozionalità nelle cose che dice. Io personalmente sono sempre stato attratto dal suo modo di fare hip hop, perché il modo in cui lo fa è sincero. È che se sei tecnica, ma niente cuore, è come che non sei niente. In questo disco lei non è così tecnica, però è molto di cuore ed è molto coi piedi per terra. E infatti consiglio questo disco soprattutto a chi inizia a fare hip hop, perché prima ancora di studiare le metriche, gli incastri, le skills, l'extra beat, bisogna imparare a usare il cuore. E questo è quel disco che te lo può insegnare. Determinati a portare a termine questa missione, spazi infuocati, inebriati dalla passione. Saremo tutti bruciati, quelli della nuova generazione. Cerchi una spiegazione per la questione. Alcest, Le Voyages de l'Âme. Questa band francese fa un misto tra black metal e doom metal. La cosa bella, prima di tutto, è che sono francesi e cantano in francese. Molti francesi tendono a cantare in altre lingue, quando in verità la lingua francese è bella. E io amo sentire l'aggressività del metal con la lingua francese, cioè il contrasto è fighissimo. Questo disco è un concept e parla appunto di un sogno. E tutti i brani sono i vari capitoli del sogno, dall'entrata all'uscita, con una regia della Madonna. Luca Turilli, Demon Art. Luca Turilli è il compositore, inventore, scrittore e tutto il resto dei Rhapsody. E questo è il suo progetto solista. Questo non è un album, questo è un singolo. Ma lo sto recensendo lo stesso perché un disco che dura più di mezz'ora e ha 6 brani non è un singolo, è un EP. E tra l'altro in questo singolo c'è anche un brano inedito che poi nell'album non c'è. E senti che figata è! Sleeping with the Enemy. E qua si va sull'hip hop politico, di ribellione. È un amichetto dei Public Enemy, quindi si sta parlando di roba seria. È un bel disco hip hop, di quello duro, a tratti primordiale. È uno di quei dischi che consiglierei a chi vuole sentire dell'hip hop politico, pieno di breakbeat, suoni street, testi belli crudi. Bello, bel disco. And now I'm ready for my adversary, talk is cheap. I'm looking for a way to make a play and keep it neat. And check it out and make a ride and pick a rooftop. And get a spot where the view's hot, set up shop. Luciano, United States of Africa. Meh, mi sarei aspettato un po' di più da uno come Luciano. Cioè, il suo reggae ha dei bei concetti, ha dei bei valori. Ma il reggae in generale ha dei bei concetti e dei bei valori. In questo caso, forse l'unica cosa che non mi piace più di tanto sono i suoni. Mi ha leggermente annoiato, ecco, non mi ha coinvolto più di tanto. How can I chant in a strange land? How can I chant when so many ones are caught in illusion? Psycho Soul Volume 2. Questa è una raccolta di 3 CD, ovvero 60 brani, di musica lowrider. Che cosa sono i lowrider? Allora, la cultura lowrider è semplicemente un'espressione della cultura chicana, cioè della popolazione di origini messicane o più generalmente di lingua ispanica. In verità, le lowrider sono quelle vetture tutte super ribassate e sono quelle macchine che stanno a 3 centimetri da terra
e ovviamente devono andare per forza di cose piano, low rider, perché altrimenti al primo sasso che prendi distruggi tutta la macchina. All'inizio questa cosa faceva parte di una cultura chicana che musicalmente non comprendeva la musica che vediamo adesso come l'hip hop o comunque questa musica che fa balzare queste macchine su e giù così, no. Quello che si vede adesso è un'evoluzione. La vera cultura lowrider chicana, come musicalità, aveva il soul anni 50 e 60, ovvero musica tranquillissima, molto rilassata, perché queste macchine dovevano andare piano e quindi dovevano essere accompagnati da una musica lenta. Questa selecta l'ha fatta direttamente Big Duke degli Psycho Realm, che tra l'altro ora Big Duke è paralizzato dal collo in giù perché una volta per sedare una rissa con tanto di sparatoria si è messo in mezzo e gli è arrivato un proiettile proprio dietro al collo qua e la sfiga ha voluto che gli paralizzasse dal collo fino ai piedi completamente tutto. Però comunque ammiro di lui il fatto che comunque non si sia fermato, è ancora lì che lavora coi suoi compari e fa queste cose che sono delle figate allucinanti. Questo è il volume 2, a me manca il volume 1 ma prima o poi lo troverò. Oh, she makes me feel like a man from the sky and on the wings of her love. Bene, anche oggi ho finito. Quindi io e il mio ciuffo storto vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un altro vlog di questi. Ovviamente metti un like, condividi la pagina, condividi tutto, giralo ai tuoi amici, fallo sentire, comprati i dischi che ti ho detto, insomma, fa qualcosa. Nuestras pies, la passereina, Agdam la casa dalla sera alla mattina.